Perfetto, prendo atto che non vi sono obiezioni. Cedo quindi la parola ai nostri ospiti pregandoli di contenere i loro interventi entro 15 minuti al fine di consentire agli onorevoli colleghi di intervenire e di porre domande, questioni e intervenire nel dibattito. Quindi 15 minuti a partire da adesso. Prego, a voi la parola. Ciascheduno, abbiamo l'orologio, cercheremo, anzi lo rispetteremo. Il parere che Sarebbero 15 minuti totali, ma un po' larghi, non si preoccupi. ieri quando ho telefonato per chiedere, avevo chiesto proprio per rimanere mi hanno detto 15 minuti per uno, ma possiamo Saremo molto larghi con i tempi, non si preoccupi, professore. Prego, inizi pure. comunque cercherò di essere più contenuto possibile. Il parere sulla proposta è un parere che evidentemente concerne soprattutto il criterio della sussidiarietà. La legittimazione certamente c'è da parte dell'Unione, il problema è se c'è la sussidiarietà, evidentemente come necessità di intervento da parte dell'organo sovranazionale rispetto ai sistemi giuridici dei vari paesi. E ci tengo subito a dire, teniamo conto che gli elementi che legittimano l'intervento appunto della sovrastatale è l'insufficienza delle situazioni, degli ordinamenti statali al raggiungimento dell'obiettivo e il fatto che l'obiettivo possa essere quindi realizzato invece a livello sovranazionale. Questi sono i criteri secondo cui dobbiamo esaminare la proposta. E allora anticipo subito la conclusione che dirò. A mio modo di vedere, questa proposta non soddisfa il requisito della sussidiarietà perché è una proposta globale di grandi dimensioni rispetto a situazioni degli ordinamenti giuridici che in queste materie, poi vediamo cosa sono queste materie, in realtà a livello nazionale hanno già una tutela penale assolutamente valida, anche se ovviamente diversa da Stato a Stato, perché ogni ordinamento giuridico ha la sua storia, la sua tradizione e le sue caratteristiche, per cui non si può pensare che debbano essere uguali. Qui non ci poniamo un problema di armonizzazione, ci poniamo un problema di sussidiarietà, cioè se è necessario che per tutelare questi beni giuridici, chiamiamoli questi interessi, non bastino gli ordinamenti nazionali e debba intervenire l'ordinamento sovranazionale. E vedete già, se noi guardiamo la premessa a questo documento, vediamo che c'è un gigantismo dei beni giuridici. Questa proposta riguarda un ambito enorme e si dice per tutelare la democrazia, la stabilità e la sicurezza della società, i valori universali su cui si fonda l'Unione Europea, lo Stato di diritto. Sono talmente macro beni giuridici, macro interessi inafferrabili che valgono per tutto il diritto penale. Noi dobbiamo vedere e concretizzare quali sono gli argomenti su cui la direttiva entra, perché, ripeto, queste nozioni rimandano assolutamente alla dimensione del diritto penale nel suo complesso. Questo primo, diciamo, sintomo poi lo ritroviamo vedendo la proposta che spazia a 360 gradi dai reati contro la pubblica amministrazione a reati che offendono il patrimonio. E se andiamo a vedere peraltro le motivazioni, ci viene detto perché in sostanza qui poi la tutela deve riguardare la concorrenza, la crescita economica. I reati contro la pubblica amministrazione, corruzione, abuso, eccetera, sono reati endordinamentali, cioè che offendono beni all'interno dell'ordinamento, del singolo ordinamento, e che vanno conformati e creati secondo i singoli ordinamenti. E in tutti gli ordinamenti, lo dimostra anche il documento che ha allegato, ci sono in modo diverso, perché ripeto, gli ordinamenti sono diversi e la storia di ogni ordinamento è diversa, fattispecie che soddisfano pienamente questa esigenza di tutela penale. Quindi sotto il profilo
della sussidiarietà, credo che la risposta non possa che essere negativa. Si tenga conto che, ancora una volta, l'argomento che viene addotto come argomento centrale, ma solo come affermazione, è la trasnazionalità. Spiegherà meglio di me col Califano chi sono la trasnazionalità, che non c'entra quasi nulla, perché se avete d'accordo cos'è la trasnazionalità? È quella situazione in cui un fenomeno criminale, il singolo fenomeno criminale, non è, si espande in più stati, per cui non, per punirlo bisogna intervenire in più stati. L'abuso d'ufficio è uscire da tutti i problemi sulla altra serie. È entrare all'ordinamento. Il peculato è entrare all'ordinamento. Sono reati che per natura non possono essere, o se non in casi naturalmente eccezionali, transnazionali. E quindi credo che questa direttiva si ispiri in realtà ad un criterio di panpenalizzazione che vada un po' contro quelli che sono i criteri moderni del diritto penale come extrema ratio, il diritto penale, se vogliamo usare un termine noto a una certa letteratura, minimo, nel senso che il diritto penale interviene per i fatti più gravi, mentre questo provvedimento sembra ispirarsi esattamente a un criterio assolutamente diverso. E quindi, riprendendo poi il discorso che fino a qui ho fatto, credo che queste aree di tutela siano tutelate all'interno dei singoli ordinamenti, non abbiamo bisogno di questo intervento. Per dimostrare tra l'altro com'è eterogeneo questo provvedimento che riguarda le cose e come questo provvedimento pretenda in sostanza quasi di fare un diritto penale europeo, tendendosi un codice penale europeo, che noi sappiamo che è impossibile allo stato attuale, a parte i problemi di legittimazione democratica. Perché sembra addirittura descrivere i singoli reati con le singole condotte. Noi sappiamo che nei vari ordinamenti sono esigenze diverse, stessi concetti, quindi il taglio della tipicizzazione della fattispecie viene poi fatto stato per stato. C'è un fiorellino, con i minuti, che dimostra, a mio modo di vedere, quello che io sto dicendo rispetto alla sussidiarietà. Pensate all'arricchimento illecito. Cito soltanto, si vorrebbe introdurre una fattispecie in cui rispetto al di arricchimento illecito, sulla scorta di queste argomentazioni, per questo reato i pubblici ministeri avrebbero unicamente l'obbligo di provare il legame tra il bene e il coinvolgimento nella corruzione, nello stesso modo in cui dovrebbero provare la corruzione come reato presupposto. E si arriva a dire che il reato di arricchimento illecito si basa su norme che disciplinano il reato di riciclaggio riguardo ai casi in cui la magistratura ritiene che il reato di corruzione non ci sia e non possa essere provato, come nel caso di dati presupposto di riciclaggio. Insomma, una norma costruita non solo per finalità processuali, ma dichiaratamente probatoria. Queste considerazioni mi inducono a ritenere che il criterio della sussidiarietà, se correttamente inteso, non sia assolutamente capace di giustificare questo provvedimento. Teniamo conto che la legittimazione del diritto penale europeo è quella di tutelare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, quindi tutelare i beni, ma anche tutelare la libertà dei cittadini rispetto a un'estensione del diritto penale con fattispecie assolutamente non tassative. Teniamo conto che poi bisogna questi provvedimenti fare i conti con i sistemi costituzionali diversi. Per esempio, da noi ci sono principi costituzionali che sono addirittura sovraordinati ai principi del diritto europeo, ai sensi che diventa anch'esso diritto costituzionale, ai sensi dell'articolo 117, ma si dice ci sono principi, per esempio la riserva di legge, per esempio la stabilità, che sono ancora più sovraordinate. E quindi, ripeto, la conclusione a cui credo di dover giungere. D'altra parte, bisogna dirlo anche questo, questa proposta ha molto il sapore dell'occasione
occasionalità, nel senso che sembra dettata molto da contingenze, da allarmi sociali indotti da casi particolarmente eclatanti e che hanno destato particolare scalpore, più che a una riflessione anche giuridicamente composta e scientifica che invece si imporrebbe rispetto a questo tipo di interventi sovraeuropei. Sono al 14° minuto, cedo la parola al Tortelli. Prego. Non la Sì, un sentiamo, po' più dovrebbe forte. stare più Sì, non mi vicino vedo. al dispositivo, al microfono. Molto meglio, grazie. Dicevo, io intendo soffermarmi esclusivamente su quelli che sono i contenuti della proposta di direttiva, contenuti alla luce dei quali riteniamo di dover formulare un giudizio complessivamente negativo in ordine al rispetto della proposta del principio di sussidiarietà europea. Bene, tre paiono gli elementi che presentano le maggiori criticità. Sicuramente un primo elemento riguarda la definizione dei reati. Diceva il professor Sortoni come siano incerti già gli obiettivi dell'intervento, siano incerti quelli che sono i beni giuridici che si intendono tutelare. Si fa riferimento alla democrazia, allo Stato di diritto, a beni di natura economica, che però sono estranei a molte delle fattispecie che poi in concreto si vanno a disciplinare. Riteniamo che questa proprio incertezza nella individuazione dei beni giuridici che si intendono tutelare a mezzo della proposta abbia determinato una indebita sovrapposizione tra sfere di criminalità che sono radicalmente dissimili tra di loro. In un'ottica di quasi volta alla panpenalizzazione si mettono insieme corruzione pubblica e corruzione privata. Peculato e appropriazione indebita, abuso d'ufficio pubblico e abuso d'ufficio privato. Fattispecie molte delle quali equiparate quod penam. E dunque occorre considerare che queste fattispecie recano offesa a beni giuridici radicalmente differenziati, beni giuridici pubblicistici nell'un caso, beni giuridici privatistici nell'altro caso. A voler ragionare con le categorie classiche, con i principi fondamentali del diritto penale, potremmo problemi appunto di attività, di proporzionalità. Un secondo gruppo di argomentazioni nasce dall'analisi del cospicuo sistema sanzionatorio che la proposta di direttiva propone. Prevedono pene principali, pene accessorie, un complesso sistema di circostanze aggravanti e attenuanti. Anche qui occorre considerare che la sanzione è il cuore pulsante del diritto penale, il momento qualificante del diritto penale. E dunque ci chiediamo se possa l'obiettivo che la proposta si propone possa essere raggiunto sulla base di un intervento europeo, cioè se la lotta alla corruzione, se ai fini della lotta alla corruzione sia meglio la fissazione di limiti edittali a livello europeo e la previsione di questo complessissimo sistema di circostanze attenuanti. E questo perché occorre considerare che la effettività della risposta sanzionatoria rispetto ad un determinato fenomeno criminale non sta tanto nei limiti edittali fissati dalla legge, dai limiti individuati in astratto dal legislatore, ma sta nella capacità di un sistema penale di far corrispondere alla pena comminata in astratto dal legislatore una pena irrogata in concreto dal giudice. E però se caliamo questo problema, se andiamo a questo passaggio dall'astratto al concreto, occorre tener conto delle fortissime diversificazioni che sussistono tra i vari sistemi penali degli Stati membri. Ciascun sistema penale prevede proprie cause di estinzione del reato, cause di estinzione della pena, disposizioni processuali che renderebbero soltanto simbolica l'individuazione di limiti edittali ad opera del legislatore europeo. Ed anzi, paradossalmente, si rischia di andare a creare dei vistosi squilibri in punto di omogeneità, ma anche in punto di proporzionalità sanzionatoria nell'ambito dei vari sistemi. Un ultimo appunto sulla prescrizione. Anche
nell'ambito dei vari stati membri. La prescrizione, come è noto, per alcuni sistemi penali ha natura sostanziale, dunque soggiace al principio di legalità e ai corollari fondamentali della legalità penale. Per altri sistemi processuali la prescrizione è un principio veramente processuale. Ma qui ci poniamo un dubbio che afferisce alla coerenza di questo intervento, nel senso che la prescrizione è un istituto di sistema che riguarda l'intero sistema penale, che riguarda tutte le fattispecie incriminatrici che definiscono il sistema penale. Dunque ci chiediamo, ci interroghiamo sull'opportunità di prevedere dei termini di prescrizione in relazione soltanto ad alcuni reati, quali quelli presi in considerazione dalla direttiva, appunto la corruzione pubblica, privata. Dunque, alla luce di queste considerazioni, stiamo nel formulare un giudizio complessivamente negativo in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà o comunque in generale in ordine alla opportunità politico-criminale. Benissimo, grazie professori. A questo punto chiedo ai colleghi deputati, partendo dal relatore Giordano, Gruppo Fratelli d'Italia, se vi sono interventi, domande, questioni. Relatore. Allora, assolutamente sì, nel senso che la prima richiesta è di avere una scheda su questo intervento che sicuramente per quanto mi riguarda ricalca completamente il mio modo di pensare. Questo tema dello Stato di diritto, che tra l'altro da noi ha un'accezione relativamente diversa, perché insomma, rule of law attraverso l'Europa ha, diciamo, un concetto più regolatorio, no? Cioè, se lo Stato risponde a determinate caratteristiche ci piace, altrimenti non ci piace più. E quindi, diciamo, sposo completamente il vostro ragionamento e gradirei ricevere una scheda di questo intervento. Volevo fare una domanda leggermente più pratica. Voi che avete grande esperienza di sistemi giuridici, potete descriverci lo scenario in cui ci troveremmo dopo 5 anni dall'eventuale emissione, approvazione di questa direttiva? Perché ovviamente per noi è un po' più difficile immaginarlo, ma noi dobbiamo pensare a quello che succederà. Quindi proprio un esercizio, non lo possiamo chiamare di fantasia perché non è fantasia, ma un esercizio di previsione di quello che potrebbe essere lo scenario tra cui ci troveremo fra 5 anni. Grazie. Benissimo, grazie relatore. Adesso passiamo la parola all'onorevole De Monte del gruppo Azione. Grazie Presidente, grazie professore per questa illustrazione che ho trovato molto molto precisa e anche ricca di spunti. Intanto un'osservazione, è vero che nel passato ci sono stati degli esempi di normativa europea volta ad intervenire in alcuni settori, ma ad esempio mi riferisco alla perseguimento di azioni nell'ambito del codice della strada, lo scambio di dati, oppure nel caso di truffa ai danni dell'Unione per quanto riguarda i fondi europei. Mi sembra che qui, appunto, come avete ben sottolineato, si vada un po' oltre. Mi è piaciuta anche la definizione di creare un codice penale europeo, sarebbe decisamente andare oltre quello che sarebbe consentito. In più ci sarebbe il fatto che ogni Stato ha un suo impianto penale, appunto, che va dalla condotta nesso causale appunto alle cause di esclusione, eccetera, eccetera. Volevo chiedervi un approfondimento, se possibile, in merito al tema della base giuridica, perché c'è il fondamento dell'articolo 82, ma soprattutto 83 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Quindi, secondo voi, se questa base giuridica è rispettata e che considerazione date riguardo al fatto che questa interpretazione, diciamo, estensiva del concetto di corruzione, che per noi, per la pubblica amministrazione, ci sono i delitti pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione che vanno dalla malversazione, al peculato, alla corruzione, alla concussione, eccetera, eccetera, ma
dire che dalla corruzione, il fenomeno corruttivo, si possa abbracciare tutta una serie di reati, a me pare veramente un'esagerazione di competenza, anche se il termine non è, definizione non è un po' improprio, ma comunque andare al di là davvero, quello non solo che è la base, ma addirittura proprio l'interpretazione della finalità. Grazie. Bene, vedo collegata anche l'onorevole Madia, vicepresidente Madia, gruppo PD, prego. Onorevole, non la sentiamo. Adesso sì, penso. Io ringrazio gli auditi e approfitto allora anch'io per una domanda. Dunque, la vostra posizione è molto netta e molto chiara. Voi non avete dubbi sul fatto che ci sia una lesione del principio di sussidiarietà. Dunque, vi chiedo, voi interpretate questa proposta di direttiva come un obbligo per gli stati, giusto? Capisco bene, non una facoltà. Questa è la precisazione che mi sembra già molto chiara dall'intervento che è stato fatto, ma appunto vorrei essere certa di aver ben capito. Grazie, grazie anche a lei, Presidente. Bene, a questo punto lascerei la parola ai professori. Abbiamo ancora 5 minuti, prego. Velocissimamente interverremo tutti e due dividendoci i compiti. Primo intervento, rispetto alla scheda, molto volentieri, magari se ci date un termine per avere un'idea, per farvela avere. Per quello che riguarda la proiezione dello scenario, francamente io faccio molta fatica perché se questa direttiva, una volta assunta, se dovesse venire, cosa che ovviamente alla luce di quello che ho detto non mi auguro, obbligherebbe forse l'estate a riscrivere le fattispecie una per una. Io non riesco a capire come possa funzionare perché i sistemi sono diversi. L'intervento europeo può indicare non a caso la norma dice che l'obbligo è quello di indicare delle minime, quali sono le minime esigenze inderogabili, le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni. Quindi dice, la domanda di dirci, come minimo ci deve essere questa tutela, poi ogni ordinamento, secondo la sua tradizione, secondo la sua strutturazione, organizza le cose. Giustamente si è detto, è impensabile un codice penale europeo, anche se l'Europa fosse adesso, a prescindere, problemi di legittimazione democratica, però non dimentichiamo che sono molto importanti, ma non è pensabile fare norme incriminatrici uguali in sistemi alcuni di common law, alcuni sistemi continentali, alcuni sistemi con costituzione rigida, alcuni sistemi. Ancora una volta, allora può darci dei criteri minimi, stabilire qual è il minimo sindacale della tutela penale, poi ogni ordinamento deve costituirlo a suo modo. Ecco. Questo di rispondere ad entrambe le altre domande in pochi minuti. Ora, secondo me, in relazione alla base giuridica occorre distinguere, o comunque tanti di quei sussidiarietà, occorre distinguere il problema della legittimazione della Commissione europea a emanare questa proposta dal problema dell'opportunità. Cioè, la Commissione, a nostro modo di vedere, può intervenire sulle fattispecie di reato prese in considerazione. Qui occorre considerare che vi è molto spesso nei testi europei una sorta di, ma, anzi non una sorta, un vero e proprio equivoco di natura terminologica, nel senso che quando noi leggiamo ad esempio l'articolo 83 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dove si elencano gli Eurocrimes, noi leggiamo corruzione e dunque pensiamo che la competenza penale dell'Unione Europea sia limitata alla corruzione intesa in senso stretto, dunque ai nostri 318, 319, 319. In realtà, quando andiamo ad analizzare gli atti, quando andiamo ad analizzare lo stesso articolo nella formulazione inglese, leggiamo come si faccia riferimento al termine corruption. Il termine corruption non corrisponde alla nostra corruzione, è un concetto più ampio che viene variamente definito nell'ambito dei vari documenti europei. In alcuni documenti europei si fa generico riferimento al malaffare politico-amministrativo. In altri documenti
abuso di potere per un vantaggio privato. Un concetto molto ampio, forse verrebbe da dire imprecisato, ma che comunque abbraccia quelli che sono i casi presi in considerazione dalla direttiva. Dunque il problema della legittimazione, a nostro avviso, non può porsi, anche perché viene invocata come base, viene invocata sempre come base giuridica l'articolo 83, paragrafo 2, dunque la cosiddetta competenza penale accessoria che riguarda quelle materie che siano state già misura di oggetto di armonizzazione, che dunque a fortiori, a nostro avviso, esclude la possibilità di porre un problema di legittimazione. Altro dal problema della legittimazione è il problema dell'opportunità, e noi abbiamo posto delle riserve nei punti che abbiamo segnalato in relazione all'opportunità politico-criminale, cioè la sussidiarietà. Il giudizio di sussidiarietà è un giudizio che è sicuramente una componente politica, ma che risponde anche e soprattutto alle esigenze giuridiche, e soprattutto impone di valutare il contenuto. C'è tutto un filone dottrinale che fa riferimento alla necessità di una sussidiarietà sostanziale, anche nell'ottica di garantire una partecipazione maggiore dei parlamenti nazionali al processo legislativo. Ecco, spero di aver... Assolutamente sì, benissimo. Allora, se non vi sono altri interventi da parte dei colleghi, chiuderei l'audizione. Scusate, al termine dell'audizione, possiamo...